Allora, Villaggio Fantozzi è nato così. Federico Mazzoli della banca chiama Roberto Gatti e gli chiede di realizzare un evento con Elisabetta Villaggio. Buonasera. A quel punto Roberto Gatti esagera, come sempre, mi chiama e mi fa mettere in gioco la carriera, come tutte le volte. Succede che poi Roberto Gavioli parte subito con le scenografie e ci siamo trovati tutti travolti in questa cosa grandiosa che unisce tante persone nell'intento di raccontare ed esplorare l'universo fantozziano. Un universo che è nato dalla mente geniale di Paolo Villaggio e che fa parte del nostro vissuto, della nostra cultura e anche un po' dei nostri ricordi più belli, nostri inteso come tante generazioni. Impegno tanto. Siamo partiti da alcune fotografie prese da film e poi aggiungi un pezzo, aggiungi un altro. Tutti i sabati, quando facevamo il montaggio, c'era sempre qualcosa di nuovo da aggiungere. Siamo arrivati a quella struttura che vedete alle mie spalle, che è più di 250 metri quadri, qualcosina che si vede. Questo è un omaggio a Paolo Villaggio. Un fotografo deve venire a Villaggio Fantozzi perché oltre che portare a casa sicuramente delle belle immagini, oltretutto anche surreali, e avere la possibilità comunque di avere più di 200 figuranti a tua disposizione in un paese che viene completamente trasformato come nei set fotografici. Calcolate che abbiamo almeno 20 set fotografici in giro per tutto il paese a disposizione dei fotografi e oltretutto poi un concorso fotografico veramente veramente importante con dei premi veramente unici.